Non dimenticheremo mai le vittime innocenti di Piazza della Loggia a Brescia. Per il Presidente della Repubblica Mattarella quella strage del 1974 con una matrice neofascista accertata da un lavoro non facile della giustizia resta una ferita per l'intera comunità nazionale, perché fa parte di una catena di attentati terroristici che in quegli anni voleva minacciare le conquiste di civiltà raggiunte con sacrificio da tutti gli italiani. Un disegno eversivo, fallito, che voleva indebolire la democrazia, colpire la libertà istituzionale, seminare paura, ricostruisce il capo dello Stato, non è riuscito a ostacolare la partecipazione civile, sindacale, politica. Abbiamo saputo reagire, dimostrare unità di popolo nella città di Brescia e nel paese, come in tutti i momenti difficili della nostra storia nazionale per Mattarella. La ricorrenza della strage neofascista di Piazza della Loggia, una bomba in un cestino di rifiuti in mezzo a una manifestazione contro il terrorismo di destra, con 8 morti e oltre 100 feriti, cade nel momento in cui l'Italia cerca di superare l'emergenza sanitaria, un altro passaggio difficile, come allora. Negli anni di piombo fu l'unità degli italiani a far prevalere democrazia, libertà e diritti, a dare forza a una risposta ferma della Repubblica, e nel suo messaggio Mattarella lo ricorda, insieme alla solidarietà per chi ha sofferto e alla riconoscenza per la verità e la giustizia.